sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Oggi siamo in caserma. Sportello Reclami va a documentare lo stato di una caserma. Vediamo quale. Buonasera, ben ritrovati su Sportello Reclami. Come anticipato, questa sera siamo in via Garibaldi. Perché siamo in via Garibaldi? Siamo di fronte a un edificio che è un edificio importante nella storia d'Arezzo ed è un edificio anche che, francamente, ha un certo valore dal punto di vista architettonico. È quella che una volta era la caserma Italia, l'ex sede del distretto militare di Arezzo, posto dove sono state registrate anche delle scene del famoso film La vita è bella di Benigni. Perché siamo qua? Perché purtroppo questo edificio di pregio non gode sicuramente di grande rispetto. No, non gode di rispetto, è in degrado totale, cioè sono anni che le condizioni sono queste, cioè muri che crollano, anche la parte interna allo stabile dove c'era il famoso parco giardino è in condizioni veramente di degrado totale, cioè la gente ci domanda come si può lasciare una struttura di questa importanza in degrado, chiusa, quando si potrebbe utilizzare per altre cose, cioè magari o ci sia una cosa che è legata al Ministero della Difesa, c'è difficoltà nel passarla al Comune, però trovare una modalità per rendere questa struttura vivibile o che ci vengano fatte delle mostre, cioè, però aprirla, perché chiusa così, cioè, è una cosa che costa lo Stato ma nello stesso tempo rimane morta. Tra l'altro, chi ha avuto l'avventura di fare il militare ad Arezzo e è stato all'interno di questo stabile, sa che questo stabile, oltre ad avere pregio architettonico per il colonnato che sta lungo via Garibaldi e che si può vedere passando dall'esterno, anche all'interno ha delle strutture estremamente interessanti che sicuramente potrebbero essere A. riqualificate, B. utilizzate meglio. Lo stabile è tuttora del Ministero della Difesa, perlomeno per quello che ci consta al momento. Probabilmente se le amministrazioni dello Stato di qualunque grado, l'amministrazione centrale della difesa e un organo che è sempre un organo amministrativo dello Stato ma di livello inferiore come il Comune, potessero trovare un punto d'accordo, sicuramente questo spazio, che proprio per questo è stato utilizzato anche da Benigni per il film cui facevamo riferimento all'inizio, potrebbe veramente essere restituito alla città, perché sia l'edificio sia il parco che dietro all'edificio sta assolutamente lo meritano. Bene, anche per questa sera è tutto. Io ringrazio Luca Burzi, che è l'autore delle immagini che vedrete oggi, e ringrazio voi come al solito di averci accolto all'interno delle vostre case e vi do appuntamento alla prossima puntata di Sportello Reclami. Arrivederci. I più giovani sicuramente non la ricordavano come caserma, questo edificio posto in via Garibaldi, ma caserma lo è stata, ex caserma Italia possiamo dire. Grazie ad Alessandro Palandri e Luca Bursi che hanno raccolto queste immagini, questa documentazione. Torniamo tra un minuto per riepilogare quello che abbiamo visto oggi. Oggi eravamo nel centro della nostra città, in via Garibaldi, per documentare lo stato di abbandono, completo abbandono della caserma Italia. Tra l'altro è stato anche set di una parte del film di Roberto Benigni, La vita è bella. Alcune scene proprio sono girate lì davanti. Oggi l'edificio è chiuso, da anni abbandonato, in pessime condizioni e naturalmente rischia il degrado inesorabile. La manutenzione, anzi l'assenza di manutenzione alcuna, è piuttosto evidente, meriterebbe di essere restituito alla fruibilità della città. Grazie a voi della vostra attenzione, Alessandro Palandri e Luca Bursi hanno documentato e hanno fatto il cuore di questa trasmissione di oggi, noi la postiamo immediatamente perché chi voglia possa prenderne visione, grazie ancora per le vostre indicazioni e per le vostre segnalazioni, Sportello Reclami, @teletruria.it o ancora la pagina Facebook, il fax, il telefono, quello che volete, noi siamo qua per voi, alla prossima. Ci sono cose che nessuno ti dirà.
ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.